Gli oblati di Maria Vergine sono presenti a Chiavari dal 1912. Benché non si tratti di una parrocchia, la chiesetta posta alla confluenza di più strade tra centro città e periferia è frequentata da diversi fedeli. Si tratta spesso di residenti nel quartiere, ma anche di passanti che trovano in questo luogo un piccolo centro di spiritualità. È un santuario, un piccolo santuario che offre il suo servizio di spiritualità all'interno della diocesi, in particolare con le persone di questo quartiere. Dunque non ha una popolazione che è ben definita, ma è quella che in qualche modo è mossa dal desiderio appunto di potersi trovare in un luogo molto piccolo ma molto raccolto di preghiera, di venerazione al cuore di Cristo. L'immagine che spicca all'esterno e all'interno del santuario è quella di Cristo benedicente, con in evidenza il cuore infiammato e coronato di spine, ad indicare un amore totale e non corrisposto. Nel giorno della solennità del Sacro Cuore di Gesù, la celebrazione eucaristica nella chiesa dei Padri Oblati di Chiavari è stata presieduta dal Vescovo. La presenza del pastore della diocesi è sempre un momento di grazia straordinaria. Non si tratta soltanto di qualcosa di onorifico, ma si tratta proprio di un mistero della fede. Monsignor De Vasini, ripercorrendo la storia della devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù, ha spiegato come l'essere stati creati ad immagine di Dio renda ciascuno capace di amare con la stessa intensità del Padre, un tema che è stato approfondito nel cammino di preparazione alla festa, caratterizzato da momenti di adorazione eucaristica e di meditazione. Abbiamo ricordato come in fondo tutto il mistero della redenzione è quello di cercare di far sì che noi uomini possiamo avere un cuore come il cuore di Cristo.